Blogos Web Radio. Benvenuti su Blogos Radio. Per la terza puntata dello speciale sulla cooperativa Valle del Marro Libera Terra, vi proponiamo, come preannunciato, l'intervista a Don Pino De Masi, referente di Libera per la Calabria e da anni attivo nella lotta contro la 'ndrangheta. Seduti sui gradini della chiesa di Polistena, abbiamo chiesto a Don Pino di spiegarci qual è il significato dello slogan «Restare per cambiare, cambiare per restare» e in che modo svolge la sua opera di coscientizzazione sulla mentalità degli abitanti della piana di Gioia Tauro e, soprattutto, sulle nuove generazioni. Ascoltiamo dunque le parole di Don Pino, accompagnate a volte dall'inevitabile suono delle campane. La violenza organizzata da diverso tempo, che si chiama 'ndrangheta, è un problema per il nostro territorio. Come prete non potevo fare a meno di inserirmi in un circuito di lotta alle mafie proprio in nome del Vangelo, che il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo di liberazione. Gesù Cristo è venuto a liberare l'uomo da tutto ciò che è male e quindi in un'ottica ben precisa ho cercato di muovermi e lavorare in questo senso. Il primo lavoro è stato un lavoro di denuncia. La prima fase è stata appunto denuncia, aiutare la gente a capire che esisteva il problema mafia e che la mafia è veramente un peccato sociale. Dopo la denuncia è arrivata la fase, ecco, del fare gesti concreti. E abbiamo iniziato a creare tanti segni, prima con l'associazione del Samaritano. È nato il Samaritano proprio con l'intento di aiutare le persone a vivere la loro vita nella logica della donazione, nella logica del servizio alle persone e al territorio. Quando è nato il Samaritano è nato anche contestualmente uno slogan che ci ha accompagnato in questi anni: restare per cambiare, cambiare per restare, stare in questo territorio per cambiarlo, ma per poter fare questo era necessario cambiare noi stessi, lasciarci da parte la mentalità mafiosa. La fase dell'avvio del Samaritano, con tutte le iniziative, tendeva a questo, tendeva ad aiutare i ragazzi a lasciarsi da parte la mentalità mafiosa e a inserirsi nel territorio come lievito nella massa, lievito del cambiamento. Poi è venuta l'altra fase, ecco, la fase di segni più forti, quindi disegni non solo che miravano ad una nuova cultura, ma anche disegni che fossero quasi come una bomba dirompente nel territorio. E l'occasione ci è stata data appunto dal fatto che la piana di Gioia Tauro aveva un patrimonio di beni confiscate alle famiglie più importanti della 'ndrangheta, che di fatto non erano ancora stati destinati ad uso sociale come prevedeva la legge che è nata proprio per iniziativa di Libera, a cui noi come associazione il Samaritano siamo stati tra i primi ad aderire. E quindi ci siamo inseriti in questo circuito dei beni confiscati. Avevo dei ragazzi che, come Giacomo, Domenico, Antonio e altri, che si erano cresciuti in parrocchia in una logica diversa, ho fatto loro la proposta se volevano impegnarsi in questo campo. Chiaramente loro mi hanno detto subito di sì, sia perché provenivano da contesti familiari che le hanno aiutati in questo senso, e sia appunto dal contesto parrocchia e il Samaritano che li ha aiutati assieme alla famiglia. E abbiamo dato vita alla cooperativa Valle del Marro Libera Terra, che si è dimostrata subito, come ti dicevo, una bomba dirompente nel territorio. Abbiamo chiesto poi a Don Pino quali sono stati gli avvenimenti della sua vita privata che gli hanno fatto prendere coscienza dell'effetto negativo della criminalità organizzata sui territori in cui è nato e che l'hanno spinto di conseguenza a contrastarla attivamente. Ci sono alcuni episodi della mia vita che mi hanno segnato. Cioè, il primo episodio è stato il vedere mio padre prendere la valigia con lo spago quando io ancora bambino di 3-4 anni ed emigrare a Torino. E quindi io sono dovuto crescere insieme ai miei familiari praticamente senza papà, lo vedevamo un mese all'anno. Questo fatto mi ha
talmente scosso che ho iniziato sin da piccolo a interrogarmi perché avvenivano determinate cose. Nello stesso tempo, ecco, a Cittanova, che è il mio paese, dove sono nato, qui vicino a Polistena, c'è stata una tremenda faida, per cui in un certo qual modo noi ragazzi abbiamo quasi, per così dire, imparato a contare, quindi ho imparato i numeri contando i morti che vedevamo per strada. Poi, ecco, tutte le situazioni negative che vedevo, allora mi hanno aiutato a interrogarmi, a saper leggere alcuni fenomeni, a capire perché avvenivano, e quindi una volta individuato che effettivamente la mafia non era poi qualcosa di positivo come voleva, come cercava qualcuno di farla passare, quindi, ma era invece elemento di arretratezza per il territorio e di blocco del cambiamento, allora da qui ho iniziato un po' la mia azione. Inoltre, Don Pino ha chiarito in che senso la lotta alla mafia è innanzitutto un'operazione culturale e come ritiene opportuno conciliare il coraggio dell'esasperazione con il coraggio della consapevolezza. Sì, ma io credo che la lotta alla mafia è innanzitutto un'operazione culturale. È un'opera di coscientizzazione e una rivoluzione culturale, che, ecco, quindi bisogna informare, formare e poi testimoniare. Ecco, informare, quindi la gente deve sapere quello che accade, perché accade, formare, quindi aiutare la gente a scegliere da che parte stare, quindi aiutare la gente a lasciarsi da parte, come ti dicevo prima, una mentalità mafiosa, perché e qui nelle nostre zone spesso è più pericolosa la mentalità mafiosa della mafia stessa, perché la mafia, l'andrangheta, va avanti grazie a quest'humus che è la mentalità mafiosa, una mentalità fatta quindi di connivenze. E allora, ecco, informare, formare la gente, quindi questa operazione culturale, poi testimoniare veramente da che parte si sta. Ecco, quindi si parte sì da quella che ciò ti parla la rabbia biblica, no? Che la rabbia biblica è qualcosa di positivo, che ti spinge davvero a lavorare in questo senso, ma non è solo frutto di un momento, ecco, poi deve diventare veramente progetto di vita. Infine, Don Pino ci ha descritto attraverso quali attività cerca di trasmettere il concetto di legalità e di giustizia ai giovani calabresi. Ti parlavo poco fa dello slogan che ci ha accompagnati in questi anni, restare per cambiare e cambiare per restare. Ecco, noi abbiamo cercato in questi anni di aiutare i ragazzi, ecco, a inserirsi in questa logica. È stato un lavoro duro ma affascinante, molto bello. Noi partiamo con i ragazzi piccoli, con i ragazzi delle scuole elementari, già partiamo in parrocchia cercando di. E poi anche con delle iniziative di prevenzione, penso ai centri di aggregazione, penso all'estate ragazzi che da 20 anni noi svolgiamo nel mese di luglio e che coinvolge circa 500 ragazze della scuola dell'obbligo e 150 ragazze delle scuole superiori come animatori. E capisce, diventa l'estate ragazzi una palestra di vita nell'ottica della legalità. E, è chiaro che è stato un lavoro, ti dicevo, duro ma molto bello, molto affascinante, di cui oggi raccogliamo i frutti. Cioè, ti dicevo poco fa che Giacomo, Domenico, Antonio, questa è la cooperativa, ecco, non sono nati per caso qui. Ecco, loro si erano cresciuti cercando di assaporare pane e legalità. E se hanno detto di sì, e se oggi, nonostante le difficoltà che trovano, stanno andando avanti, è perché loro sono convinti che la strada che hanno scelto è la strada giusta. Adesso siamo in un periodo in cui, ecco, con i ragazzi forse è più difficile lavorare in questo senso, perché sì, è vero, la legalità è una parola che tutti usano, ma è diventata anche una parola più bistrattata. E allora ai ragazzi stiamo cercando di trovare altri tipi di strategia per coinvolgerli, per aiutare a scegliere. Ringraziamo ancora Don Pino per averci concesso questa intervista, dalla quale emergono con forza i valori per i quali vale ancora la pena sperare e lottare nei territori di mafia, ma non solo. Per
Nel salutarvi, vi ricordiamo che per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito iblogos.it. Da Filippo Milani è tutto, ciao e alla prossima!